Salve a tutti! Poketonks è qui per voi. E basta, dai, che ste cazzate. Allora, cominciamo la parte 5 del mio Let's Play a Mario e Luigi Superstar Saga. Yeah! Allora, in questa parte continueremo. Io sono arrivato a registrare fino alla parte 9 comunque. Nella parte 8 ho tagliato quasi tutte le battaglie. Nella parte 9 invece no. Perché nella... No, ho sbagliato, scusate. Volevo dire che nella parte 7 ho tagliato tutte le battaglie. Nella parte 8 invece lascio le battaglie, ma solo per quella parte, per il semplice motivo perché succede qualcosa di bello, molto bello, iper bello. Comunque, qui stiamo... abbiamo appena imparato ad usare il salto in alto, il salto abitato, quello che è, e ci stiamo dirigendo a prendere le monete rimanenti dal piano astrale. Allora, sperando che questo video non viene sballato come la maggior parte dei video che faccio io e che piaccia a qualcuno questo video, uccidiamo questo calabrotto. Allora, come potete vedere, ve lo preannuncio già da adesso, ecco, 3, 2, 1, eccolo qua. Si è visto una specie di comando blu vicino a solo. Quello è il comando Bros. Tra poco ci arriveremo. Cioè, si... burp. Volevo dire, si capirà cosa è. Ma io ancora non lo faccio, non l'ho usato in questa parte perché bisogna prima vedere il tutorial prima di usarlo o no. Allora, qui c'era un fungo, se non sbaglio. No, c'erano delle monete. E sopra c'era... qua ho fatto un fail, non riuscivo a zoompare. Non ce la faccio mai. Ecco fatto. Qui c'era una moneta, se non sbaglio. Una. Jump. Una moneta e uno sciroppo. Lo sciroppo serve a ripristinare i punti fratelli. Sempre dopo vedremo a cosa servono. Bellissime le canzoni di questo gioco. Però preferisco quelle di un gioco che non è uscito in Italia. Si chiama... vabbè, è uscito in Italia in parte. Perché... vabbè, comunque vi dico che cos'è. Final Fantasy. Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bellissimo. Anche se non ci posso giocare. Che sfiga. Perché io adesso ho imparato a mettere i giochi su CD. Volevo dire che se io avessi saputo farlo prima, o qualcosa del genere, vabbè. Se io avessi saputo come mettere bene i CD prima che non mi si rompesse la PlayStation 2, avrei giocato Mario, Luigi. Questi sono i fratelli Astro che abbiamo incontrato nella scorsa parte. Ci hanno insegnato... che emozione rivedervi. Però mi sono completamente dimenticato di dire una cosa. Le azioni nuove imparate possono essere usate in battaglia. Una volta imparato il salto... salto doppio, ecco, non salto in alto. Provate queste nuove tecniche. Wow! Praticamente in questa torre di calabrotti, adesso usiamo il salto avvitato per spedirli alla velocità della luce da qualche parte. Caso vuole che l'ultimo arrivi addosso a noi, quindi occhi tocchi. Ed ecco, proviamo il tutorial dell'attacco fratelli. Io ve lo chiamo attacco Bros. Per le prime cose comanderi Mario. Allora, c'è una nuova tecnica chiamata attacco fratelli. L'attacco fratelli è una tecnica che permette a Mario e Luigi di attaccare insieme. Però non spreco due turni, capito? Quando scegli questo attacco appare l'elenco di attacchi fratelli. Ora vediamo il tuo attacco, Mario. Salto schianto è uno degli attacchi che userò molto, soprattutto nella prima parte del gioco, ma solo durante i boss. Come vedete, si è fatto buio. Appena se ne va più la luce, appare lì con una pressione pulsante. Non preoccupare, tutto il tempo rallenta quando premi il pulsante. Allora, bisogna... vabbè, ve lo spiego in parole povere. Dovete cliccare il pulsante giusto, rosso A e verde B, quando appare. Ci sono vari livelli di difficoltà, praticamente tre livelli. Dopo vedremo come cambiarli. Il primo era questo qua con le icone e il rallentamento. Il secondo è senza rallentamento, è solo icone. E il terzo è solo colori, rosso e come cavolo si chiama? E verde. Le modalità, ecco qua, non le difficoltà, modalità. Sono livelli di difficoltà, ecco appunto, che ho detto. Si possono cambiare. Allora, praticamente cambiando con questo qua, vedete che il numero 4 cambia, diventa 3.
perché se usiamo sempre la difficoltà più elevata, la terza difficoltà, ecco, come ho detto, senza rallentamento e senza icone pulsanti, se praticamente facciamo sempre la terza modalità, risparmiamo un punto fratelli, che è molto utile. Poi vedremo cosa sono i punti fratelli. Vedrete che è di vantaggio, appunto. Mario, Luigi, buona fortuna. Un comando avanzato. Il comando avanzato è una cosa stupenda. Infatti in una parte che ho già registrato apparirà un comando avanzato. Non vi dico quale comando avanzato, però. La... E poi basta, che altro vi devo dire? L'allenamento è quasi finito. I punti fratelli sotto i punti vita, come potremo vedere in una prossima battaglia. Ci sono i punti fratelli. Io attacco bros, gli attacchi bros li uso in maggior parte in terza modalità, tranne uno, anzi tranne due. Quando l'attacco di Luigi, l'attacco bros di Luigi diventa avanzato, colpisce due nemici alla volta. Buono per combattere un boss che non vi dico qual è perché non me lo ricordo nemmeno io. Mi pare che il boss, mi pare che è il settimo boss, però non vi dico chi è. Comunque vi posso solo dire che l'abbiamo già incontrato. Anzi, incontrata. Vabbè, tanto avrete già capito chi è. Vi spoilerizzo tutto quanto, è la strega Ghignarda, vabbè. Come mai la batteremo così presto? Fidati. Hanno inventato il gioco apposta per giocare bene. Beh, ma che sto dicendo, scusate. Vabbè, Mario level up. Allora, aumento i punti fratelli? O no? L'attacco? No, i punti vita. 2-1. Yo. Allora, se li siamo persi i punti fratelli. Vabbè, adesso ce li vediamo. Cioè, ve li spiego a voce. Allora, sotto i punti vita ci sono dei punteggi. Quelli calano in, dipende dai da che attacco fratelli utilizziamo. Io adesso non uso nessun attacco fratelli, per carità, perché io me li devo tenere. E io sono un tirchio, non voglio spendere i punti fratelli. Sono peggio, sono meglio dell'oro. Dell'oro. E poi basta. Yahoo! Luigi, level up. Gli aumento. Che cosa gli aumento? L'attacco. 1. Ah, stavolta ci ha azzeccato, perché me lo ricordavo. Un altro calabrotto. Uccidiamolo. Non riusciamo a prenderlo? Adesso lo schiacceremo. Muori. Occhi d'occhi. La cosa bella di questo gioco non sono le tecniche, ma... Beh, è tutto bello questo gioco. È uno dei migliori RPG non Pokémon per Nintendo e Nintendo. Per Game Boy Advance, scusate. Poi ci sono altri giochi molto belli. Gli unici che conosco però ce ne sono due. Oddio. Ci faccio una figuraccia. Perché... Vabbè, vi dico direttamente cos'è. Praticamente ci sono due giochi belli per secondo me. Poi non ne conosco altri. Se ce ne avete altri, se ne volete suggerire altri, suggeriteli nei commenti, che potrebbero piacermi. Tra poco è finita la parte. Sì, questa parte dura circa 9 minuti e 47 secondi, sì. Perché nella prossima parte batteremo un boss. E questa parte la registro la narro, perché l'ho registrata tipo un mese fa. La narro domenica 12 settembre 2010, che credo che la caricherò anche oggi. Poi ci saranno dei vari unpacking, vabbè, non importa questo. Per adesso comunque Pokémon Ranger 2 non la faccio. Cioè, ho eliminato le parti perché credo comincerò pure male. Perché domani comincio la scuola e avrò sempre meno tempo, quindi caricherò meno video. Come posso chiamare questa parte? Vabbè, ci penserò più tardi. Comunque, dopo queste monete dovrei arrivare a 139. Vediamo se ci ha azzeccato. Dovrei vederle adesso. No. Vabbè, siamo tornati. Adesso vedo le monete. Vabbè, adesso si salva, si spegne e ci vediamo al prossimo video. Yo, ciao. Stump, dai. Bene, ciao.